linea a Roma. Risultato del primo tempo all'Olimpico 0-0 tra Roma e Napoli, che stanno rientrando adesso in campo dopo la pioggia della notte scorsa, una giornata di sole sfolgorante, anche se adesso per la verità si va coprendo. Prima della partita il cosiddetto gemellaggio tra opposte tifoserie, con tanto di abbraccio tra azzurri e giallorossi al centro del campo. L'arbitro è Redini, la Roma nella formazione tipo con Nele e Righetti, nel Napoli gioca Maradona, basta questo a far notizia, ma c'è anche il debutto di Romano che viene dalla Triestina. Rientra Bruscolotti e Volpecina va in panchina con Caffarelli, Muro e Carnevale. Tre minuti e la Roma sfiora il gol. Da Boni e Capruzzo che filtra in area, gli esce sui piedi Garella. Nel Napoli si fa subito notare questo Romano che trova immediatamente posizione e Varchi e sembra aver sempre giocato con Maradona e C. Gioco inizialmente molto elaborato a centrocampo, per un 20 minuti faticano entrambe ad arrivare in area, ci riusciranno e come nella seconda parte del tempo. Al 15° un tiro dal limite di Bagni in diagonale che finisce di poco al lato. Al 19° scende veloce e pericolosa la Roma. Da Boniek a Gerolin che piazza un cross perfetto in area su Giannini, prontissimo in una girata a rete molto bella fuori di poco. Al 21° replica il Napoli con una discesa di Bagni sulla sinistra, tiene la palla in campo, salta un avversario, entra in area, centra per Maradona, sinistro al volo, parato da Tancredi. Al 26° ammonito Giordano per proteste. Al 29° scende Boniek sulla destra, cross teso che finisce sul braccio di Ferrara, due passi in area, considerato ovviamente involontario. Subito dopo a terra Baroni in area dopo un contrasto con Sola. Redini ordina la punizione per il Napoli. Replica degli azzurri, Romano, Maradona, Giordano in area sul fondo. Al 34° ammonizione per Desideri, poi Napoli a un passo dal gol. De Napoli in area di rigore sulla destra, tiro respinto da Tancredi su Giordano, tiro del centravanti, intervento di un difensore giallorosso, forse Righetti, secondo Giordano con la mano, proteste dei giocatori del Napoli, ma si continua. Ancora in Napoli, una punizione di Maradona al 41° deviata dalla barriera, termina a fila di traversa, quasi sorprendendo Tancredi. E a un minuto dalla fine del tempo, su uno spiovente in area napoletana, arriva in scivolata Gerolin sotto porta e sciupa una grossa occasione mandando alto. Le due squadre sono ormai schierate, sta per cominciare la ripresa, risultato 0-0. Triestina 1, Modena 1. Attenzione, ti chiedo scusa, Bortoluzzi, Napoli in gol con Maradona e siamo nemmeno al primo minuto di gioco. Giordano lo ha pescato, smarcato in area di rigore con uno spiovente, ha controllato un attimo di sinistro Maradona e ha messo dentro. Napoli 1, Roma 0, a te la linea. Bene, ti ringrazio. Cediamo la linea a Roma. Olimpico, siamo al 12° minuto sul punteggio di 1-0 per il Napoli. In questo momento dunque, sulla base dei risultati, Napoli e Juventus sono appaiate al comando della classifica. Sono successe parecchie cose, intanto ricordiamo il gol al primo minuto, nemmeno al primo minuto, di Maradona su uno spiovente di Giordano in area di rigore che pescava l'argentino, smarcato di sinistro il tiro tranquillo a rete. La Roma ha cominciato il secondo tempo con una variazione, c'è Oddi in campo con numero 13 al posto di Nela. Nela oltretutto era già in dubbio prima della partita. Subito dopo il gol il guardaline richiamava l'attenzione dell'arbitro, guardaline zoppicante, doveva evidentemente aver inciampato, francamente non abbiamo visto l'episodio, inciampato dicevo tornando al centro dopo il gol, viene massaggiato, si riprende dopo circa un minuto di interruzione. Al quarto la replica della Roma con Boniek al centro in area di rigore, Berggren e Pruzzo non arrivano. E poi ancora al quinto, un minuto dopo, Pruzzo in area di rigore riceve, si allunga troppo il pallone, riesce a recuperare, a toccare, ma esce su di lui Garella di piede. Al sesto minuto sostituzione anche nelle file del Napoli, entra con il numero 13 Volpecina al posto dell'infortunato Ferrario. Quindi da notare al nono un contropiede di Giordano che finisce in area controllato da Righetti, non riesce a trovare sbocchi. Siamo al 13° minuto del corso della ripresa. Il gioco sta per riprendere con un calcio di punizione per il Napoli, già battuto all'indietro per Garella che lascia il pallone a terra, lo raccatta adesso, eccolo rinviare. Pallone che spiove oltre la metà campo, non c'è nessun giocatore napoletano, il colpo di testa di Oddi. Quindi in avanti la Roma in una zona dove non ci sono giallorossi e quindi controlla tranquillamente Renica su Garella che si rimpossessa ancora del pallone. Ancora un rinvio da parte del portiere napoletano. Vediamo Maradona che non è certo un asso nel gioco di testa, lascia andare, riprendono ancora i giallorossi con Boniek mentre cerca di smarcarsi in avanti Gerolin, non ci riesce, l'intervento su di lui da parte di De Napoli che riesce a superare anche Boniek e reimposta per il Napoli sulla sinistra per Maradona che va a cercare Giordano dall'altra parte del campo, si porta intanto Romano al limite dell'area di rigore. Finta di Giordano che tenta improvvisamente il tiro a rete di sinistro, la palla termina sul fondo. Siamo al 14° minuto all'Olimpico, il Napoli conduce sulla Roma per 1-0. Vai Roma!
23esimo all'Olimpico, il colpo di testa di Desideri parato tranquillamente da Garella, 23esimo, ripeto, e siamo sempre sul punteggio di 1-0 per il Napoli con il gol di Maradona al primo minuto di gioco nel corso della ripresa. Roma che spinge ovviamente alla ricerca del pareggio, ma un paio di begli inviti di Boniek che non sono stati sfruttati a dovere. C'è adesso un intervento dell'arbitro Redini proprio nel cerchio di centrocampo, un calcio di punizione per la Roma. Già battuto da Righetti per Gerolin che avanza sulla fascia destra in avanti per Conti, contrastato da Bagni. Tenta di filtrare Conti, non ci riesce, palla ancora a Bagni che non riesce a controllare, pallone che termina in fallo laterale. Con rimessa in gioco affidata però al Napoli, evidentemente c'è stato un tocco da parte di un giocatore giallorosso, il lungo rinvio in avanti da parte di Renica su Maradona, il colpo di testa di Righetti in avanti per Giannini che supera la linea di centrocampo, per Desideri indietro a Conti, siamo sempre sulla fascia destra, al centro per Boniek, siamo sulla tre quarti, riesce a superare un avversario, il suo sinistro, la splendida risposta di Garella sullo splendido tiro di Boniek da lontano, un sinistro improvviso e adesso il colpo di testa di Bruscolotti che mette la palla sul fondo e quindi in calcio d'angolo. Calcio d'angolo che va a battere Bruno Conti esattamente al 25esimo minuto del secondo tempo. Una finta da parte di Bruno Conti, poi Pruzzo in area di rigore. Ancora Conti, lo spiovente controllato tranquillamente da Garella sull'azione del calcio d'angolo battuto da Conti. C'è stata una piccola rissa tra Pruzzo e con ogni probabilità Ferrara, sono venuti un po' alle mani, l'arbitro non se n'è accorto, si continua ancora un intervento da parte di Redini che interrompe il gioco in area romanista, una decina di metri oltre la linea di metà campo, ci sarà un calcio di punizione per il Napoli, il gioco è fermo, Redini fa segno al massaggiatore di intervenire perché c'è un giocatore del Napoli ancora a terra, da questa posizione non riusciamo ad individuarlo, comunque vediamo che ai bordi del campo si sta preparando con il numero 15 Agostini per la Roma. Dovrà lasciargli il posto Berggren che viene richiamato adesso in panchina, ripeto, entra Agostini al 26esimo sul punteggio di 1-0 per il Napoli e si riprenderà con un calcio di punizione per il Napoli. Ferretti, 35esimo all'Olimpico, Napoli in vantaggio per 1-0 sulla Roma e Napoli che ha sfiorato un minuto fa, intanto viene ammonito Volpecina, francamente non sappiamo dirvi per quale motivo, stavamo seguendo il pallone che era da tutt'altra parte, vi dicevo Napoli che ha sfiorato il raddoppio un minuto fa con Bruscolotti. Era arrivato un cross, intanto c'è la sostituzione di Maradona con l'entrata in campo di Carnevale, tutto questo al 36esimo, vi dicevo dell'azione pericolosa del Napoli, ormai direi quasi due minuti fa, il cross di Sola in area di rigore per Bruscolotti che si trovava in splendida posizione, tardava però nel controllare il pallone, favoriva quindi il recupero da parte di Gerolin. Da notare che quattro minuti prima, tutto questo al 34esimo, dunque al 30esimo, c'era stata l'ammonizione di Sola per proteste. Seguiamo questa azione del Napoli con Giordano che non riesce a recuperare il pallone, pallone che viene invece recuperato da Gerolin. In avanti per la Roma al 36esimo minuto, ha lasciato a Giannini. Tre quarti campo in area della Roma, spostata all'azione sulla sinistra per Oddi che restituisce ancora a Giannini. Ha davanti a sé Carnevale, il nuovo entrato, ripeto Carnevale ha sostituito poco fa Maradona. Ancora la Roma in avanti, sulla tre quarti in area del Napoli, limite dell'area di rigore con Agostini che cerca di inserirsi, vola sull'avversario mentre la palla termina in fallo laterale battuto da Boniek che riceve ancora, seguiremo questa azione e poi cederemo la linea ad Ascoli, ecco Boniek che riesce a superare Sola. Non riesce però a convergere al centro, palla comunque riconquistata dai giallorossi. Ecco Oddi che si è spostato adesso sulla fascia destra, c'è un intervento falloso su di lui. Si riprende con un calcio di punizione per la Roma esattamente sulla tre quarti in area napoletana. Allora seguiamo ancora questo calcio di punizione che verrà battuto da Bruno Conti. Siamo ormai al 37esimo minuto nel corso della ripresa e ripeto la Roma è sotto di un gol. Lo spiovente in area di rigore, nessuno riesce a saltare. Garella lascia che la palla termini sul fondo. 1-0 per il Napoli all'Olimpico. Linea Roma.
Intanto il Napoli sta per battere un calcio d'angolo, ha avuto una grossa occasione con Carnevale che riceveva da Giordano, grande la parata anche di Tancredi, adesso il tiro di Bagna al volo di sinistro con palla che termina sul fondo. Pruzzo è stato espulso al 41esimo, era stato ammonito da Redini, espulso poi per proteste il centravanti giallorosso. Siamo ormai al 44esimo, un minuto soltanto al termine della partita, ma si recupererà senz'altro qualcosa perché va considerato l'incidente al guardalinee all'inizio del secondo tempo. Scende Gerolin, ha saltato Bagni, ecco ancora Gerolin spostare sulla destra per Boniek, il cross, il colpo di testa da parte di Desideri, facile la parata di Garella che effettua subito la rimessa in gioco e vediamo che adesso scocca il 45esimo del secondo tempo, ma si continua naturalmente a giocare. Redini ordina un calcio di punizione per il Napoli che verrà battuto da Garella nell'area di rigore napoletana. 1-0 per il Napoli sulla Roma. Teameri, palla oltre la traversa e sul fondo, quindi questa conclusione. Attenzione Enrico, ti chiedo scusa, Redini ha fischiato la fine, il Napoli ha battuto la Roma per 1-0, a te la linea. Passiamo ai commenti, Claudio Ferretti, Roma. Risultato finale dunque all'Olimpico, il Napoli ha battuto la Roma per 1-0, un gol di Maradona in apertura di ripresa. Una partita che doveva essere ed è sempre stata in effetti aperta a qualsiasi risultato, ma che doveva soprattutto attribuire il ruolo di sfidante numero uno della Juventus. Bene, è il Napoli che è lanciato, perché non è cosa da tutti i giorni venire all'Olimpico e battere la Roma. Un Napoli che, a parte la risaputa pericolosità del tandem Giordano-Maradona, tandem dal quale non poteva non venire il gol, deve molto oggi all'ordine e alla visione di gioco del nuovo arrivato romano nel primo tempo e al gran lavoro in fase difensiva di De Napoli nella ripresa. Un primo tempo equilibratissimo con occasioni equamente distribuite. In apertura di ripresa, direi quasi a marcature fredde, il gol vincente del Napoli, una discesa di Giordano sulla sinistra, uno spiovente che pescava perfettamente Maradona in area di rigore, smarcatissimo, ed era tranquillo l'argentino nel mettere a rete. La Roma ha cercato ovviamente il pareggio per tutta la ripresa, offrendosi al contropiede avversario come era logico che fosse, d'altra parte, con tanta grinta che ha finito addirittura in 10 per l'espulsione di Pruzzo al 41esimo, ma le occasioni migliori giallorossi le avevano forse sciupate nel primo tempo. Il Napoli avrebbe potuto raddoppiare in un paio di occasioni, ma non è questo che conta poi molto per il Napoli. Conta stasera il primo posto in classifica a pari punti con la Juventus. Vi ricordo dunque il risultato finale dell'Olimpico. Il Napoli ha battuto la Roma per 1-0 con gol di Maradona in apertura di ripresa.